Il bilancio di 4 anni da governatore, un attacco frontale al ministro Lanzetta, un testimone lasciato al vicepresidente Stasi per la conclusione delle opere in corso. Sono stati questi i punti principali della conferenza stampa dell'ormai ex presidente della regione Calabria Giuseppe Scopelliti, che ha aperto l'incontro con i giornalisti ufficializzando le proprie dimissioni. Un atto non dovuto, ma annunciato già non appena il tribunale di Reggio lo aveva condannato a 6 anni di carcere in relazione al caso Fallara e alla sua carica di sindaco. Era giusto e doveroso, mi è stato negato di poterlo fare in aula, visto l'accelerazione su questo tema della sospensione, quindi questa mattina ho rassegnato le dimissioni e ovviamente ho ritenuto corretto riassumere 4 anni di queste esperienze, 4 anni attraverso questa conferenza stampa che poi ovviamente sarà replicata nei territori provincia per dire ai cittadini di ogni provincia ciò che questa amministrazione regionale ha messo in campo in questi 4 anni, i risultati conseguiti, le risorse investite. E anche per dire grazie a tutti i calabresi, a quei calabresi che hanno creduto nell'azione di questa giunta e del suo presidente. Avrebbe voluto farlo in Consiglio regionale questo passo, ma il comportamento scorretto di qualcuno, il riferimento diretto e nei confronti del ministro agli affari regionali Maria Carmela Lanzetta, ex sindaco di Monasterace, non glielo ha consentito. Positivo invece il giudizio complessivo sulla posizione in merito del governo. Il lavoro della Giunta sarà proseguito dunque dal vicepresidente Antonella Stasi, cui Scopelliti ha delegato il compito di proseguire l'attività della squadra che ha ridisegnato il volto della Calabria, azzerando la voragine nella sanità e sopprimendo gli enti inutili. Ma non è stata sicuramente, come voi avete evidenziato giustamente, non è stata una scelta fatta di correttezza, insomma. Però ognuno risponde delle azioni che compie. E io sono ben lieto di poter dire quello che ho detto, che nel momento in cui un sindaco del PD mi chiamava per sollecitarmi un intervento, in tempi reali, in tempi ristrettissimi, abbiamo dato dimostrazione di senso delle istituzioni, che non appartiene a tutti, ma questo mi pare chiaro e evidente in questo Paese, ormai emerga sempre di più. Il vicepresidente Stasi darà continuità al nostro impegno, alla nostra azione, a questo sogno che noi abbiamo cercato di realizzare e di mettere in campo per la Calabria. Adesso questa poco importa, io ho detto prima, ho fatto questo esempio, una squadra in cui il capitano esce dal campo. 10 uomini sono ancora più forti a volte quando vediamo le partite degli 11 che erano magari stati in campo, hanno uno scatto di reazione ancora più forte e più incessante per cercare di conseguire i risultati. Quindi è soltanto uno stimolo che viene offerto a coloro che rimangono sul campo e sono convinto che questa squadra, questi uomini che hanno dato tanto in questi 4 anni insieme a me avranno ancora tantissimo da dimostrare in questi mesi che restano della tornata elettorale. Alla conferenza stampa hanno partecipato consiglieri regionali, assessori, il presidente del Consiglio Talarico e vari esponenti politici di maggioranza. Adesso le dimissioni di Scopelliti dovranno essere discusse a Palazzo Campanella. La Sise trasmetterà al prefetto del capoluogo di regione Cannizzaro la scelta della data per le nuove elezioni. Con molta probabilità si tratterà del prossimo mese di novembre. E qui poi, insomma, mi sembra che è chiaro e evidente che